Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, oggi video bomba. Oggi vi spiegherò, ragazzi, come fare, fai da te, artigianalmente, un box di accumulo per avere sempre energia a portata di mano. Ragazzi, questo video nasce perché? Perché ultimamente sto vedendo che stanno andando a ruba, almeno sui motori di ricerca, almeno sono i più cliccati sui vari e-commerce online, questi mobiletti, cassettine, pacco batterie, inverter, energia elettrica, 220 e a bassa tensione. Ragazzi, ci sono dei famosi brand che stanno proponendo questi gruppi, però ragazzi hanno prezzi esagerati. Oggi ragazzi andremo a vedere insieme come poter costruire, fai da te, una di queste, ragazzi, fonti di energia portatile. Cosa serve nel nostro listino prodotti? Cosa dobbiamo avere per costruire il nostro box di energia portatile? Intanto le celle, le batterie. Nel nostro caso, ragazzi, sono delle LiFePO4 più 4 da 295 amperora, 3,2 3,5 max, ok? Bene. A questo poi va presa una BMS, ok? Una BMS per 1 2 3 4 celle serie, perché ovviamente sarà un pacco batterie 12 volt. Perché mi dirai, Fox, 12 volt? Come perché? Perché così facendo potrai creare un gruppo di energia che va sia a 12 volt che a 220. Perciò se hai carichi come lampade, come motori, come qualsiasi cosa a 12 volt, potrai semplicemente alimentarlo. E in più, grazie all'altro componente, che nel mio caso, ragazzi, è solo come esempio, questo è un inverter. Questo ti trasforma la tensione continua, corrente continua, che esce dalle batterie connesse in serie, in corrente alternata, e ti permetterà, ragazzi, di utilizzare i tuoi carichi in corrente alternata 220-230 volt. Il mio è un 600 watt, lo abbiamo visto anche in passati video, però ragazzi tu segui quello che io ti dico, acquista ciò che io ti linko sotto e andrai a crearti un box energetico, ragazzi, davvero, davvero prestazionale. Perché? Con queste celle intanto hai circa 3,5 kilowattora, 3,5 kWh come accumulo, ok? Per un peso di circa 5, 10, 15, 20 kg di sole batterie. Perciò il box o cassetta, che può, ragazzi, essere anche una di queste, con un manico ovviamente un po' più grande, i blocchi laterali per bloccare, e lateralmente si vanno a fare tutti i fori. Foro per presa asciugo, presa asciugo, presa asciugo, presa asciugo. Da questo lato ci andiamo a mettere che cosa? Due connettori in corrente continua, o per esempio ad alimentare un motore, una TV a bassa tensione, o comunque un display. Per esempio da questo lato ci mettiamo un bel display, che comunque ti faccio vedere mentre parlo anche le foto di ciò che ti sto dicendo. Qui un bel display che ti indica il voltaggio delle batterie, la corrente di uscita, kilowattora consumato, e in più un altro display per esempio da questo lato con la parte 220. Perciò uno che ti fa vedere la parte in corrente continua e un altro la parte in corrente alternata in uscita dall'inverter. In più, per la sicurezza, cosa serve? Abbiamo detto BMS, BMS che ci gestirà queste, le cariche e scariche delle celle,
così da avere tutto ben bilanciato e, ragazzi, anni e anni di lavoro. Poi ci protegge anche su cortocircuiti in uscita, su overcharger, overdischarger, cioè sotto scarica, cioè se vai a scaricare troppo le celle, lui ti mette in protezione l'impianto e stacca tutto. Comunque, la BMS, se è buona, qui in descrizione ti lascio tutto, ti proteggerà da tantissimi eventuali disastri. Per la corrente alternata di uscita, questo, un bel magnetotermico differenziale, te lo posizioni bello bellino dentro e in uscita vai a mettere tutto l'impianto prese. Lo puoi scegliere da 20, 16 ampere, non lo so. Questo va in base a quante prese sciugo andrai a mettere. L'inverter, ragazzi, minimo devi prendere un 253 mW, però occhio che siano inverter belli, sostanziosi. In più, la scelta di questo, ragazzi, deve essere fatta per ultima, nel senso che in base alle dimensioni delle batterie, in base alle dimensioni dell'inverter, tutto pre-progettato, prese tutte le misure e poi andrai, perché sono i componenti più voluminosi e più grandi, e poi andrai, ragazzi, a scegliere un contenitore. Io consiglio un contenitore plastico ABS, di quelli forti, di quelli belli spessi come spessore delle plastiche. E dentro ci vorrà anche un'altra cosa, perché mi dirai: Fox, ma quelli che vengono ricaricati con i pannelli solari. Certo, e io te lo faccio ricaricare con i pannelli solari. Tu mi dirai: e come? Con questo è un DC-DC converter. Grazie a questo e due spinotti che andrai a mettere sulla cassetta dal lato esterno, potrai collegare pannelli solari fotovoltaici con tensioni che vanno dai, per esempio, 12 e ai 24, 36 volt, tanto lui ti gestisce massimo 50 volt in ingresso. Dopo averlo programmato, da qui potrai abbassare la tensione e la mandi alla BMS. La BMS ti ricaricherà le batterie. Perciò si potrà questo box energetico ricaricare sia da un fotovoltaico, dei pannelli messi all'esterno, o anche da presa elettrica. Perché, ragazzi? Perché tu dall'esterno, ok, in parallelo qui, gli vai a mettere un normale carica batterie per batteria al litio, può essere anche un 13 volt con un buon amperaggio, per esempio 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere. Ragazzi, questo ti gestirà tutto e ti manderà la tensione al BMS. Tu avrai realizzato un super, e ripeto super, super box energetico portatile. Avrai tensione in corrente continua, che poi potrai anche fare eventualmente l'installazione di porte USB, anzi sì, facciamolo, lo consiglio. Qui sopra queste, una, due, tre, così da avere USB belle disponibili. Tanto, ragazzi, se utilizzate queste celle di capacità, di autonomia, ne avrete tantissimi. Utilizzare, ragazzi, cavi di sezione bella grossa, ovviamente, per quanto riguarda l'uscita della BMS, l'ingresso dell'inverter, ok? Idem anche se dovete fare un comparto corrente continua di uscita, utilizzate dei connettori belli grossi, perché ovviamente lì si parla di correnti grosse. Come gestisco la tensione in uscita? Ragazzi, con una chiccheria, per la corrente continua potete utilizzare anche uno step up. Utilizzando uno step up potrete andare a innalzare la tensione in corrente continua fino a che lo step up che andate a scegliere sarà compatibile. Cioè, ragazzi, lo step up ti può trasformare 12 in 24 volt, 12 in 48 volt, 12
in 60 volt in corrente continua. Questo sta a significare che potrete alimentare qualsiasi cosa. Come gestite tutto? Facendo uscire da un lato un piccolo trimmer, ok? Così girando quello vi girate e regolate la tensione, in più un voltmetro dedicato che vi indica qual è il voltaggio attuale di uscita. Così se io devo andare ad alimentare un motore 24 volt, io ruoto fin quando arriva a 24, ok? Lo vedo nel display e io ho 24 volt con 12 volt di pacco batterie. Ragazzi, non vi fate fregare. Qui ci vuole poco, tutta maestria, tutta tecnica e tanto fai da te. Per questo video, ragazzi, è tutto. Spero di sia stato d'aiuto. Attenzione, inserite anche dei fusibili per la bassa tensione. Perciò, se volete un box energetico portatile sia a 220 che a 12 volt o attenzione regolabile, potete autocostruirvelo. E qua voi, ragazzi, delle batterie, un inverter, un DC-DC converter, un box, ok? Potrete andare a fare questo mega contenitore, questo mega box energetico. Ragazzi, iscrivetevi al video, seguitemi, ne vedremo delle belle prossimamente. Ciao ragazzi, al prossimo video.